Buonasera e ben trovati con una nuova puntata di Diritto di Replica. Vado subito a presentare l'ospite fisso qui al mio fianco, Giampiero Romiti. Buonasera Giampiero. Buonasera. Anche due gli ospiti, invece dovranno essere due gli ospiti per quanto riguarda questa trasmissione. Vado subito a presentarli. Massimiliano Grasso, capogruppo della Svolta, buonasera. Buonasera. E al suo fianco Fulvio Floccari, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera, buonasera. Abbiamo invitato Grasso perché, insomma, la notizia, una delle notizie di questa settimana sono le motivazioni che sono arrivate per quanto riguarda questo famoso ricorso al TAR che sta tenendo un po' in agitazione la politica cittadina. Ancora una volta lei, Grasso, si è detto molto soddisfatto. Vogliamo spiegare perché? Ma intanto perché il TAR non ha respinto il ricorso e vista un po' anche la statistica dei ricorsi elettorali, per cui mediamente ne viene accolto uno su cinque, credo che già ci sia un buon margine di soddisfazione. Poi leggendo le motivazioni, diciamo che le richieste dei miei legali che ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo, il professor Gruner e il professor Dinelli sono state praticamente accolte. Noi avevamo presentato due motivi di ricorso, uno in via principale per il famoso caso di omonimia tra il Cozzolino sindaco, diciamo così, e due consiglieri, di cui uno, due candidati consiglieri di cui uno era nella Svolta, e quindi sui voti che sono stati attribuiti ad Antonio Cozzolino senza la croce sul nome stampato, ma scrivendo appunto Cozzolino accanto al simbolo del Movimento 5 Stelle. Quello era il motivo principale del ricorso, che riguardava la possibilità di rivedere le schede in cinque sezioni. Poi, in via subordinata, si tirava in ballo, anche se marginalmente, il famoso verbale dell'ufficio elettorale centrale, chiedendo di ricontare tutte le schede di altre sei sezioni, in realtà sono altre cinque perché una era comune ai due motivi di ricorso, in cui non tornavano e non tornano i totali tra i verbali delle singole sezioni e quello che poi ha accertato aritmeticamente il magistrato. Era una richiesta alternativa, in realtà sono state accolte tutte e due, quindi si sommeranno le sezioni da ricontrollare, diventeranno 9, mi sembra, in totale. Quindi sicuramente poi c'è soddisfazione perché ci sarà data la possibilità di giudicare e verificare una volta per tutte qual è stato il reale risultato dalle urne. Ripeto, per l'ennesima volta non è un ricorso contro il sindaco, contro l'amministrazione o contro qualcuno, ma è un ricorso per stabilire qual è stato l'esatto risultato. Poi magari rispetto a quei 45 voti di scarto potrebbero anche trovarsene qualcuno di più e quindi vorrebbe dire che l'amministrazione pentastellata sarebbe ulteriormente legittimata, non ci sarebbero più ombre o pressioni psicologiche derivanti da ricorsi e tutti, insomma, saremmo sicuramente più sereni in questo senso. Qualche frecciatina però in questi giorni, insomma, ve la state lanciando con questo leitmotiv: stai sereno, una volta Cozzolino, poi Cozzolino replica a lei. Sale Ma diciamo un po' di che, tensione politica, al ma io di là di credo. questa voglia, insomma, di fare chiarezza su Credo che al di là un'elezione. di tutto Civitavecchia abbia tanti di quei problemi che questa è una vicenda del tutto marginale per i cittadini e per i civitavecchiesi. Certo, una vicenda importante perché stabilirà comunque chi governerà sostanzialmente la città per i prossimi 4 anni, ma ripeto, l'amministrazione è del tutto legittima e quindi nel frattempo sicuramente fa bene a portare avanti i propri programmi e anzi forse servirebbe anche maggiore incisività nelle cose che si stanno mettendo in cantiere da parte dell'amministrazione, perché ritengo che l'obiettivo prioritario, al di là di maggioranze e opposizioni, debba essere quello di tirar fuori Civitavecchia dal baratro in cui si è infilata purtroppo. Floccari, è sereno? Assolutamente sereno, devo dire, testimoniare che noi del ricorso non ne parliamo veramente mai, non occupa neanche un minuto delle nostre giornate che sono frenetiche perché Vi scrivete però, da quanto abbiamo appreso. E guarda, devo Dopo l'altra dire, battuta. sì, battuta infelice, visto che poi sai bene che la corrispondenza è faccenda privata, e se non per rispetto della legalità, almeno per rispetto Beh, della propria etica, io ero un bisognerebbe evitare destinatario, poi anche di era dire. leggerla. A me capita delle volte che mi arrivino dei messaggi Ma di era posta diretta anche a elettronica, noi, tutti quanti. Cioè, stavamo tutti in indirizzo, era stavamo. palese che fosse un errore, ma usciamo da questo guado. Dico, serenissimo, anche perché l'unico appiglio, due aspetti di questo ricorso in qualche modo
lo possono rendere non eccessivamente noioso da giudicare. Il primo aspetto è che fa leva su questa omonimia, perché chiariamoci, una sentenza del Consiglio di Stato dice chiaramente che lì dove l'elettore riporti il cognome del sindaco accanto al simbolo senza barrarlo, il voto va ritenuto correttamente espresso. Se vi interessa ve ne produco copia, l'ho qui in borsa. Loro giocano sull'omonimia e allora vogliono forzare questo concetto. Ecco, non voglio esprimere giudizi su cosa ciò comporti nei confronti di chi il voto lo ha espresso. Ho una mia opinione e lascio insomma, che insomma, sia sottintesa. L'altro aspetto su cui puntano il dito è l'oggettiva scarsa cura che c'è stata nel redigere i verbali. Devo però testimoniare, perché io quella notte ho fatto le 6:30 del mattino alla sezione 9, che il clima quella notte era veramente assurdo, era un clima da notte cilena. Io posso testimoniare l'arrivo alle 4 del mattino del segretario comunale Pietro Lucidi. Io però posso testimoniare. Sì, però l'arrivo qualcuno c'è morto. Insomma, alle 4 del mattino. Per carità, però. Che sia stata una notte brutta per Cecchia. Non è normale che all'alba arrivi il segretario comunale trascinato per il bavero da un onorevole e soltanto grazie all'intervento del segretario comunale si impedisca la chiusura della sezione 9, perché un manipolo di rappresentanti di lista, non so come definirli, avevano messo in condizione il presidente del seggio di chiudere lo spoglio perché gli si era opposta circolari della prefettura, gli si era opposta la problematica che entro 24 ore dall'apertura lui avrebbe dovuto concludere lo spoglio. 12. Questo è il clima. In quel clima, una problematica che deriva dalle regole, dalle norme. Su cui poi si innesca il fatto che probabilmente c'è troppa leggerezza nel redigere anche da parte degli scrutatori le schede in cui vengono riassunti i voti, e da lì ho la sensazione che se sistematicamente, in qualunque occasione elettorale, si applichi la stessa attenzione a quanto riportato nei verbali e a quanto è stato poi in realtà conteggiato con le schede, sistematicamente le elezioni italiane da questo momento in avanti hanno un problema serio e probabilmente si creerà il sistema Civitavecchia. Da questo momento in poi basta candidare un omonimo del sindaco e molto probabilmente ci si creano i presupposti per poi andare a fare un ricorso al TAR. Non è solo il problema dell'omonimo del sindaco, cioè il verbale dell'ufficio elettorale centrale parla di diffuse irregolarità in parecchie sezioni. Se andiamo a vedere tutto il verbale, riguarda la discrepanza tra i totali riportati dal seggio e quelli che poi risultano, diciamo così, nei verbali, nei brogliacci e poi nei verbali ufficiali, riguardano mi sembra 33 sezioni su 53. Quindi quello però ed è una cosa che certo io non ti sto dicendo che riguarda tutti quanti, però mi sembra che di fronte il Consiglio Comunale è stato proclamato senza una sezione, perché della sezione 16 non si sono proprio più. Io e Massimiliano siamo non più giovanissimi, siamo coetanei, quindi abbiamo qualche anno. Per la politica siete giovani. Giovanissimi. È purtroppo questo, perché in questa Italia un quarantenne è un ragazzino, questo dovrebbe farci riflettere, però ecco, ci porta a fare un altro tipo di riflessione questa cosa. Sappiamo bene come funziona ovunque purtroppo il sistema dello spoglio delle schede, non è infrequente vedere uno scrutatore che si consulta con i rappresentanti di lista, ma tu quanti ce n'hai? Io ce n'ho 18, no 19, a 19 corregge. Purtroppo è un sistema non condivisibile. Infatti credo che stavolta il caso sia emerso proprio perché c'è stato uno scarto così piccolo, così questo senza dubbio. Credo che le parti invertite legittimamente fatto lo stesso. Un attimo tra di voi, perché io qualche volta mi è capitato di fare lo scrutatore e quello che dice Floccari, sinceramente o sono stato fortunato, no, non sono scene a cui ho assistito, sarò stato fortunato, un caso isolato, ma se avete la certezza di questi fatti così inenarrabili, avete presentato denunce, se avete pensato di farle, perché poi quando abbiamo fatto l'anno stop, Giampiero insomma se lo ricorda, al di là del ritardo con cui si conoscevano i voti, che quello lì è classico ed è storico, si è parlato molto di questa notte particolarmente riguardo animata. Al fatto che ti ho riportato, francamente non vedo neanche il reato da denunciare in quel caso, nel senso che
posso capire che presi dal furore del momento, che comunque è un momento in cui culminano settimane e settimane di lavoro, di energie spese, si possa essere particolarmente intensi nell'esprimersi nei confronti del presidente di seggio, il quale lì per lì vacilla, poi arriva il segretario comunale che gli dà... Ma ti ripeto, di fronte a una norma della prefettura, per concludere, il presidente aveva detto io non sono più in grado di chiudere lo scrutinio, concludo, perché c'ero anch'io quella, quella sezione, perché c'ero io, non sono riuscito a dire però quello che volevo dire, ripeto, scusatemi se ricomincio perché sennò il ragionamento non fila, al di là dell'energia messa in questo confronto col presidente del seggio, lì dove poi arriva il segretario comunale a ristabilire in qualche modo l'ordine, ma cosa devo denunciare? Allora non si può parlare della notte cilena. Guarda, altro fatto al quale io non ho assistito, e al quale se io avessi assistito prontamente avrei denunciato, è l'irruzione in un'altra sezione di un presidente dei presidenti che interrompe lo spoglio, si sostituisce al presidente. Ecco, lì io non c'ero e quindi posso rispondere del mio operato. Io lì non mi sento risporgere la denuncia perché è un evento che mi è stato riferito. Bravo. Se ci fosse stato, non aver dubbi che io l'avrei prontamente denunciato. Posso chiudere una parentesi che dura da 6 mesi, perché poi senza infingimenti si parla di una persona che è di un mio, diciamo così, affine sostanzialmente, perché non credo che sia il congiunto, adesso i gradi di parentela non li conosco, ma senza troppe questioni. Questa cosa è successa, non c'ero neanche io, alla sezione 7 se non sbaglio, in cui anche perché credo che saremmo tutti dei folli immaginare che qualcuno manda un parente di un candidato a riaprire le schede e a fare, diciamo, chissà quale broglio elettorale. Quindi penso che intanto si debba sgombrare il campo da questo equivoco, tant'è che nei verbali risulta, è stato verbalizzato tutto quanto questo, è stato il segretario generale, ancora una volta, che tu hai giustamente richiamato prima per la sezione di via Apollodoro, in cui è arrivato insieme all'onorevole Grande, che peraltro, se proprio dobbiamo dirla tutta, non è previsto da nessuna parte che i deputati possano entrare nei seggi. Infatti non lì. È entrata, c'ero anch'io. No, anch'io, è rimasto nel corridoio, eravamo uno accanto all'altro. Tranquillamente, perché poi alla fine non c'era questo clima, cioè non c'era una guerra, si stava rivedendo, tant'è che tra l'altro è arrivato anche Antonio Cozzolino e ci siamo stretti la mano, se c'eri te lo dovresti ricordare, c'era Simona Ricotti, c'eri tu, mi ricordo perfettamente. Tutti lì stavate. Sì, perché beh, era l'ultimo seggio perché erano le 6 del mattino, credo che fosse su questa cosa, con il presidente in oggettiva difficoltà perché non riusciva a chiudere questo scrutinio, tant'è che poi anche al ballottaggio, dove era molto più semplice, si sono ricreate difficoltà, ma per il fatto, anche questa è una parentesi, che 22 presidenti di seggio sono stati sostituiti nelle 24 quindi anche ore in esperienza precedenti, esatto. Adesso però, al di là di questo, voglio dire, quella sezione 7, lì anche lì il segretario generale, di fronte alla presidente di seggio, che credo fosse una ragazza giovanissima, una di quelle inesperte sicuramente, che non riusciva a chiudere lo scrutinio perché non le tornavano le somme, è uno dei presidenti che pur nella sua inesperienza si era resa conto di quello che poi è successo con i verbali, cioè quando sono andati a chiudere avevano un certo numero di votanti e un certo numero di voti espressi e la somma era superiore, quindi si era accorta pur nella sua esperienza di questo, se qualcosa non andava, e aveva già chiuso tutto, tant'è che era rimasta soltanto la rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle, che credo poi fosse l'attuale delegata al mercato, se non vado errato. E la presidente si è detto, dice, che facciamo adesso, riapriamo tutto quanto? Il segretario generale ha inviato a verificare questa cosa uno dei presidenti che nel frattempo aveva già concluso lo scrutinio e che la coincidenza ha voluto che fosse il fantomatico presidente dei presidenti. È un termine che avrebbe utilizzato lui, da quello che mi dicono. Questo poi non io credo, non c'ero, però io vabbè, comunque al di là di questo. Nel momento in cui siamo andati a rivedere, perché lui si è accorto di quale fosse l'errore, perché poi tutto nasce da come si aprono queste schede e da come si conteggiano i voti rispetto ai voti disgiunti, è il grosso problema, hanno iniziato a riverificare, ma alla presenza, e questo però è un fatto che sta ai verbali, del solo rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle, che ha chiamato poi, dice guardate che qui si sta riaprendo, nella concitazione probabilmente il riaprire un seggio è stato inteso come si sta riaprendo per togliere i voti o fare qualcosa, e c'è stata l'irruzione, che a quel punto però l'irruzione è stata
di altri rappresentanti del Movimento 5 Stelle che volevano capire cosa è successo. No, questo per ristabilire stanotte cilena, perché se no ne abbiamo dette proprio, se ne sono state dette veramente di tutte e di più. Nessuno vuol ripensare alle elezioni, però mi sembra che appena se ne parla gli animi si scaldano. Perché intanto Grasso e Floccari, c'è poco da fare, sono paralleli. Perché scambiano sorrisi, scambiano anche ideali strette di mano, sì, però tutto sommato non si amano politicamente. E questo è chiaro. Il discorso è uno solo, detto per così per tratteggiare velocemente questa situazione. Intanto, se Grasso e i legali di Grasso, facendo il loro intervento per mettere fine ad un sistema sbagliato, come lei ha sottolineato, hanno fatto bene, perché se il sistema è sbagliato, io addio, può darsi che questo sistema si rimette un'altra volta sulla carreggiata giusta. Per quanto riguarda poi il discorso dei 5 Stelle, è emerso chiaramente da quello che ha detto il dottor Floccari. Sì, d'accordo, noi prendiamo atto di quello che è successo a livello, cioè nel primo round, cioè quello che è successo al TAR, però che poi dopo tanto c'è il Consiglio di Stato, perché è chiaro che se il TAR desse ragione a Grasso alla situazione, voi ricorrerete al Consiglio di Stato. Quindi siamo in attesa. Io invece vorrei chiedere a Massimiliano Grasso se cosa preferisce lei, il ballottaggio oppure la ripetizione delle elezioni? Ci potrebbe essere la possibilità che le elezioni possano essere rifatte? In base a questo ricorso? Secondo me no. Secondo me anche nelle motivazioni c'è scritto che è al fine di verificare l'esatta classifica, quindi, diciamo così, l'esatto risultato del primo turno. Quindi la soluzione ottimale sarebbe, uso il condizionale, tanto, sarebbe quella del ballottaggio. E voi, che è quello che è stato richiesto. E lei Grasso si sente abbastanza tranquillo, perché pensa proprio di avere già il risultato in mano? Questo lo dici tu, Giampiero, no, sei giustamente un... Io sono tranquillo perché... Era una domanda, se si sente tranquillo. Io sono tranquillo a prescindere, nel senso che se anche il ricorso dovesse... Se anche dalla verifica, ripeto, l'ho detto prima, si dovesse confermare l'esito del primo turno e quindi... come dice il sindaco, l'amministrazione dovesse andare avanti con il suo proseguo naturale, io sarei tranquillo ugualmente. No, la mia domanda era perché, stando alle... Poi se si dovesse andare al ballottaggio, certo. Che ci sarebbe dovuto essere l'8 giugno, ci prepareremo ad affrontarlo. E faremo ballottaggio. L'altro giorno proprio abbiamo avuto già un modo in un'assemblea pubblica di confrontarci con... Questo è il punto, e questo lei mi ha letto proprio nel pensiero. Credo che veramente siano già iniziati proprio prove tecniche di nuovo ballottaggio, perché c'è stato un confronto tra Grasso e Tidei e vi siete confrontati su quelli che sono i vostri programmi, che naturalmente darete in pasto ai nostri elettori. No, diciamo che siamo stati invitati entrambi a un'assemblea pubblica dove poi sono state fatte domande sulla situazione, più che sui programmi, sulla situazione diciamo attuale e sulle cose, sulle ricette insomma che avremmo, che comunque già stiamo rispettivamente cercando anche di proporre alla maggioranza dalla posizione dei consiglieri di opposizione. Poi è chiaro che è inutile negarci che comunque in città c'è chi auspica questo ballottaggio, c'è chi ci spera, c'è comunque questo clima in cui c'è chi organizza appunto assemblee, credo che anche questa emittente abbia cercato di invitare entrambi. Ancora no, ci stiamo riprendendo dalle elezioni, quindi è un periodo di pausa elettorale, poi se dovesse essere proprio insomma ricominceremo. In base a questo che così che dice Massimiliano Grasso, vorrei però chiedere... scusami, il ballottaggio di fatto è già nei fatti, perché appunto, a prescindere da tutto, allora, sarà, ripeto, per questo ricorso un effetto psicologico. Io capisco, anche per ritornare proprio una parentesi a quella email adesso, al di là della, a chi fosse diretta, era diretta anche al sottoscritto e quindi l'ho letta, poi ho capito che probabilmente non era così, ma si evince che è inutile nasconderci che questo ricorso, a prescindere da come
vada e da come sia andata anche l'ammissibilità, perché l'email per esempio risale a qualche settimana fa, è chiaro che ha creato comunque una cornice psicologica, se vogliamo, in cui è diventato un elemento, il ricorso è un elemento, la possibilità che si possa in qualche modo mettere in discussione l'esito delle elezioni di giugno. In realtà io credo che il messaggio fosse esattamente l'opposto, cioè il sindaco, certo. In coda dice esattamente. In un lunghissimo articolato messaggio in cui dava disposizioni su cose da far prima, cose da far dopo e infatti, suddivideva dice, i compiti, pensiamo al ricorso chiude il messaggio battuta dicendo il ricorso di Grasso andasse pure a quel paese, esatto, perché tanto non è di quello di cui dobbiamo parlare. Esatto. Ma perché evidentemente anche nella maggioranza, se il sindaco ha sentito il bisogno di chiudere con quella che io ho preso simpaticamente come una per quello, perché quello sostanzialmente, evidentemente anche in maggioranza però il ricorso spiegavo psicologicamente ha il suo peso. Queste email, io per esempio l'ho persa. Quanto è arrivato a te? Due mailing list, una dei consiglieri di maggioranza e una dei consiglieri qualche settimana fa il sindaco Pozzini ha inviato un'email alla sua maggioranza, ha sbagliato l'invio, è arrivato a tutti i consiglieri in questa insomma email che poi l'hanno letta bene o male tutti quanti, c'erano diverse riflessioni di carattere politico e poi alla fine un invito, diciamo così, alla propria maggioranza a lavorare e lasciar perdere insomma il ricorso di Grasso. Segno evidente che questo ricorso pesava o pesa psicologicamente sulla maggioranza. Insomma. Ognuno pensa, diciamo, la vede come vuole, ma piuttosto Floccari, non temete che da qui a quando si conoscerà la fine di questa vicenda l'amministrazione non venga vista non proprio questa amministrazione legittima, diciamo così, dagli interlocutori con cui si pone, perché poi è un discorso che si fa anche questo. In realtà così non è, nel senso che noi ci muoviamo quotidianamente con l'autorità portuale, con Enel, con la Fondazione Caricif, con la Regione Lazio, siamo andati a parlare con Zingaretti più volte, l'ultima volta una decina di giorni fa, e quindi assolutamente non c'è minimamente il clima dell'amministrazione. Meno male che ci avete parlato 10 giorni fa. Bravo, anch'io ci penso e francamente, siccome ho ribadito che porto un buon ricordo dell'incontro con il Presidente, sono forse anche un po' dispiaciuto per lui personalmente per ciò che sta accadendo in casa del PD, ma quindi il clima di delegittimazione proprio non c'è, anzi devo dire che in più di un'occasione è emerso tra le righe che i nostri interlocutori erano piacevolmente colpiti dal fatto di avere un interlocutore diverso dal solito. Tieni presente che tra l'altro questa amministrazione è fatta pressoché completamente da persone che hanno ben poche probabilità di ricandidarsi in un prossimo turno e che certamente non hanno nessunissima intenzione. Mai dire mai. Mai dire mai, quello senza dubbio, non posso parlare per altri, però almeno a titolo personale per me... Già sei stufato, no? No, già stufato no, però io faccio un lavoro che mi piace, ho i bambini molto piccoli, faccio in queste settimane una vita notevolmente sacrificata. Vi potete candidare due volte. Non di un più. Massimo di due volte, cosa trovo un sistema assolutamente a tutela della democrazia, della rotazione delle cariche, senza dubbio sì. Magari c'è il rischio di essere cacciati, però. Il rischio semmai è di trovare politici di grande rango e poi non poterli ricandidare a meno di rivedere questa regola, questo forse è l'unico. Ha chiesto a Grillo di poter fare questa trasmissione? Assolutamente no, posso testimoniare, cosa che faccio quotidianamente, che le interferenze del Movimento 5 Stelle, staff nazionale, sull'amministrazione locale sono zero, non è che sono poche, sono zero, non ci siamo mai né sentiti né abbiamo subito pressioni di nessun genere, sono una risorsa lì dove dovesse servire. Per fortuna o purtroppo? No, non è, guarda, la realtà locale probabilmente si avvantaggerebbe piuttosto poco di un supporto dallo staff nazionale. Fortunatamente in tutte quelle occasioni in cui si è ventilata l'ipotesi di chiedere un supporto poi abbiamo sempre trovato dal basso la soluzione. Senta, quindi non è mai stato necessario. Floccari, alla luce, mi scuso con Massimiliano Grasso che quale poi così mi riservo una domanda di carattere chiaramente politico che poi è la stessa che abbiamo fatto l'altro giorno al segretario coordinatore di Forza Italia locale Giancarlo Frascarelli, è segretario o coordinatore? Non lo so, non almeno io. Non seguo giustamente, molto, giustamente Grasso dice io non lo so perché lui dei partiti proprio quelli che ma sono liste pure, civiche. È giusto pure. Io ero rimasto che era il pallanuotista il presidente, come si chiama? D'Ottavio. No, ma lui è segretario locale forse. Ah, non lo so. Sì, segretario. Senta, alla luce di questi 7 mesi,
se non ho contato male sono 7 mesi. No, non sono neanche 6, andiamo 6, per i 6. Vabbè, 6, è una cosa semplice. 5. Se ci fosse oggi il ballottaggio, diciamo Cozzolino Tidei o Cozzolino Grasso, facciamo, metta chi vuole, è sicuro che 5 Stelle prenderebbe il 65%? Ma io credo di sì. Credo di sì, perché cioè, state lavorando bene, quindi. Ma assolutamente. Confido nel fatto che la cittadinanza sia consapevole del fatto che è veramente arduo intervenendo in un comune che ha una storia di gestione non brillante, che ha una condizione patrimoniale disastrosa, che è stato cresciuto e pasciuto in una condizione di sudditanza nei confronti di Enel, che lo ha drogato nel modo di gestire i conti, e ripeto, confido nell'intelligenza delle persone che capiscano da soli che in 6 mesi è difficile. Dottor Foccari, per quello siete stati votati. Non è che quando uno va così sale sul più alto gradino di Palazzo del Piccio, poi può sempre dire il passato. No, per questo. Dico, altrimenti, io non sto dicendo questo. Dico che i risultati del primo semestre, considerato che è un semestre che parte quindi da sotto zero, sono talmente tanti che in questa fase dell'anno noi abbiamo il calendario del Consiglio Comunale letteralmente ingolfato di delibere consiliari che debbono trovare calendarizzazione, e abbiamo difficoltà nel riuscire a calendarizzarle. Quindi l'azione di governo sta... Ma è arrivata in conferenza di capitolo? Credo che l'abbiate la prima all'11. La gente però, caro Grasso, comincia a essere ingolfata, perché ogni giorno arrivano delle bollette da pagare. Ma questo è un dato che era già annunciato, diciamo così, a giugno, quando legittimamente dal loro punto di vista la maggioranza ha detto di non voler, diciamo, agire sul lato delle entrate, su quello che era stato il bilancio puramente tecnico predisposto dal commissario, e che prevedeva 1 miliaio di euro in più mediamente a famiglia di aumento di tariffe, aliquote, esatto, o tasse, insomma. È una scelta che ha fatto il Movimento 5 Stelle, quella di proseguire sulla strada che era già di per sé molto stretta, perché è chiaro che i conti del comune li conosciamo da tempo, e sono conti che senza entrate di carattere straordinario si deve ricorrere oggi, per forza alle tasse, esatto, deve ricorrere alle tasse, non tenendo conto però, scusami solo una cosa, di un effetto che in economia è diciamo ben noto appunto agli economisti, è basilare, che oltre una certa quota di pressione fiscale non si creano nuove entrate per l'ente impositore, ma le tasse finiscono per non pagarle più nessuno, certo, quasi, perché o c'è chi non ce la fa o c'è chi proprio stanco non trova più così obbligatorio e non trova immorale. Non è una legge fisica, è una legge ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. La riflessione che però mi auguro ai cittadini non sfugga è che l'unica soluzione portata avanti dall'opposizione, almeno questo mi è stato dato modo di ascoltare, all'attuale amministrazione, è quella di ricorrere ai fantomatici soldi di Enel. Ritorniamo sempre lì, è come se Enel fosse un ente di beneficenza che ogni anno ambisce regalare al comune di Civitavecchia qualche decina di milioni di euro. Bisogna riportare la gente con i piedi per terra. Enel ha fatto la più grande elargizione degli ultimi anni nel 2013, curiosamente l'anno in cui ha ottenuto il rinnovo dell'AIA. Già nell'accordo firmato nel 2013 le cifre relative agli anni successivi erano notevolmente inferiori, e attualmente noi non abbiamo un tavolo, e non vogliamo avere un tavolo aperto con Enel per aprire un'altra trattativa, anche perché ho la percezione che Torre Valdaliga Nord sia già al massimo della produzione, sia già in eccesso di produzione rispetto al dato progettuale, per cui Enel non ha nulla da chiedere in cambio del qualcosa, dar del denaro al comune. Questo è un equivoco che va chiuso, è un equivoco strumentale. Enel non ha mai chiamato il comune chiedendo abbiamo dei soldi da darvi, prendeteli. In sostanza, se capisco bene, probabilmente se mi corregga dottor Floccari, l'Enel ha sempre ricattato Civitavecchia. L'Enel sta nelle sue parole. Ha avuto una dialettica con le passate amministrazioni che l'ha portata a ottenere senza che il comune si opponesse
un'autorizzazione integrata ambientale che, a fronte di 600 tonnellate di carbone ora per 6.000 ore anno, è riuscita ad autorizzare oltre 4 milioni e mezzo di tonnellate di carbone l'anno. Quindi è un assurdo matematico. È un dato. Però, quindi chiaro grasso. No, no, scusa, prego. No, io torno un attimo però alla campagna elettorale, perché questo è un tema su cui avete battuto molto. Appurato che chi c'era prima, secondo voi, ha compiuto questo disastro. Adesso che state a Palazzo del Pincio, che cosa si fa? In che direzione? Perché le cose sono tante. Perché io mi ricordo, ad esempio, durante la giunta di Dei, c'era chi da Palazzo del Pincio, anche in maniera provocatoria, diceva: stiamo scegliendo il colore del lucchetto con cui chiuderemo la centrale. L'elenco è lungo. Chi ha detto questa cosa, che avremmo chiuso la centrale? No, voi, prima, chi c'era durante la giunta di Dei. Partiamo da un presupposto tecnico. E parte di chi ha votato 5 Stelle si aspettasse un atto di forza nei confronti dell'Enel. E gli atti di forza ci sono già stati e ci saranno. Andiamo qua. Ad esempio? Dimmi da dove devo cominciare, vuoi che parta dal, per esempio, dall'atto di forza. Noi abbiamo già un tavolo con il Ministero dell'Ambiente che ha già prodotto risultati per cui Enel deve realizzare, anche se purtroppo con notevole ritardo, perché fino ad oggi ciò non si è ottenuto, le opere previste a titolo di compensazione ambientale dalla VIA e dalle due successive AIA. C'è già, l'amministrazione ha già predisposto un elenco di interventi che ovviamente non possono essere interventi di natura finanziaria, perché la compensazione ambientale è una cosa delicata, è un intervento cioè che serve ad ammortizzare l'effetto inquinante della centrale, e il denaro non ammortizza un bel niente. Quindi parliamo di verde, parliamo di trasporto pubblico, parliamo di finto parco sotto la centrale, che è assolutamente uno scandalo, uno scandalo contro il quale abbiamo sempre combattuto, tant'è che è chiuso, ammortizza e vedremo che destino avrà quel parco. Quindi primo intervento. Il perché secondo, è un parco, tutto può essere chiamato meno che un parco. Quindi. Assolutamente, quello è... Forse no. I nostri, chi ci ascolta, però, ecco, i cittadini dovrebbero... Non conoscono il fatto, ve lo possiamo riassumere, a frutto delle operazioni di dragaggio... Ho visto che vi sono molte visite organizzate, soprattutto... È chiuso al pubblico, è inaccessibile. Sì, però da fuori si può vedere, uno se ne rende conto. È inaccessibile. Ma io non ci andrei mai neanche se fosse ritenuto non salubre. Io sto con Massimiliano. È inaccessibile perché è ritenuto non salubre, questo è. A seguito delle operazioni di dragaggio del cerchio di evoluzione della banchina carbonifera, sono stati tirati su diverse tonnellate, migliaia di tonnellate di sedimento marino che è contaminato da idrocarburi, da carbone, da Dio solo sa cos'altro. Ci si è realizzata una collina lì dove c'era il parco serbatoi, pare, mi si corregga se sbaglio, che una parte dei serbatoi, una parte interrata dei serbatoi sia ancora lì, e poi ci si è piantumato sopra del verde. È ovvio che si è creato quella che per certi versi potrebbe essere ritenuta una vera e propria discarica, e poi ci si è piantumato sopra, quindi è ovvio che il Ministero non abbia potuto fare a meno che intervenire impedendo l'accesso al pubblico in quest'area. Dico, ritorno a Enel. Desiderio forte di questa amministrazione è ottenere la riapertura dell'AIA. La valutazione di impatto ambientale di quella centrale ha trasformato un progetto che prevedeva 4 gruppi in un progetto che ne ha potuti realizzare 3, quindi ha depotenziato la centrale del 25% proprio perché si doveva tener conto del grave stato di devastazione ambientale che la città ha subito sotto tanti aspetti. Quindi un quadro ambientale pesante, per cui autorizziamo la centrale ma con un 25% in meno. Enel che cosa riesce a fare negli anni? Riesce a riprendersi quel 25% andando a lucrare sui tempi di fermo delle caldaie. Quindi le caldaie che dovevano lavorare 6.000 ore l'anno, adesso lavorano 8.000 ore l'anno. È da lì che viene fuori il più 900.000 tonnellate di carbone in un anno. Che cosa stiamo facendo? Quindi abbiamo tanto chiesto le opere compensative che la città ancora aspetta e sono passati troppi anni.
abbiamo chiesto la riapertura, stiamo chiedendo, stiamo lavorando a una riapertura dell'AIA, che è una cosa delicata e complicata, anche perché parliamo di una centrale da 1980 MW di potenza installata, per cui Enel andrebbe in seria difficoltà, la rete elettrica nazionale andrebbe in seria difficoltà dinanzi a un ipotetico spegnimento. È una centrale che occupa 1200 persone tra operai e indotto, quindi non siamo degli scriteriati, non siamo dei bambini, per cui chiudere la centrale purtroppo è improponibile. Dobbiamo... Scatenerebbe la solita guerra tra poveri. No, dico però un'altra cosa, l'italiano deve imparare a leggere la storia. Che cosa sta succedendo nel resto del paese? 23 centrali termoelettriche, solo di Enel, stanno chiudendo. Una cinquantina di centrali elettriche nazionali stanno chiudendo. Torre Valdarica Sud chiude perché l'energia da fonti fossili è finita, sta andando fuori mercato. Perché al di là dell'effetto serra, del quale a chi dirige evidentemente poco importa, ma è proprio una questione di economia, cioè i costi stanno diventando talmente elevati da non essere sostenibili. Le energie alternative sono rinnovabili, sono un mercato molto più facile per un paese che non ha materie prime come il nostro, almeno in questo problema, settore. Però per mi permetta, a breve, poi abbiamo argomento sì. Che no, ma a breve dico, per ritorno a Enel, avremo il problema che la stessa Enel ci verrà a dire: guardate che chiudo, fermo la centrale di Torre Valdarica Nord. E io sono più che convinto che quella centrale autorizzata fino al 2034, al 2034 non arriverà. Sarà certamente l'ultima centrale a carbone e l'ultima centrale fossile d'Italia a chiudere, perché è la più redditizia, ma è redditizia soltanto perché a parità di kilowatt prodotto impiega pochissimo personale. Questo è il vero affare del carbone. E allora Enel ha preso un impegno per 300 milioni di euro in eolico, stiamo lavorando perché si trovi una soluzione sostenibile in chiave locale, perché Enel, augurandosi che Enel onori l'impegno che ha preso, porti sul territorio della città un investimento di questa portata con, per quanto possibile, aziende e con manovalanza che sia del territorio. Grazie. Allora, io sono d'accordo su gran parte dell'esposizione dei contenuti del dottor Floccari. Ciò che non mi trovo d'accordo è l'approccio nel rapporto con Enel stessa. Perché partendo dalla conclusione, che appare anche un po' contraddittoria, perché da una parte giustamente dici che è la centrale più redditizia, perché quella è una centrale che da fonti interne di Enel, che poi potranno essere smentite, ma qualcuno dovrà smentire, guadagna, quindi parliamo di utile netto, 1 milione di euro al giorno a gruppo. Quindi siccome il funzionamento adesso è pressoché al massimo, parliamo di 3 milioni di euro al giorno di utile che deriva ad Enel da Torre Valdarica Nord. E quindi con questi numeri e con la situazione comunque del mercato energetico e con anche i costi di approvvigionamento del carbone e tutto quello che vogliamo, credo che fino al 2034 questa centrale ci arrivi e ci arrivi con questi numeri e con questi rendimenti, che poi saranno decrescenti. Siamo d'accordo sulla politica energetica, siamo d'accordo su tutto. Tenete presente che in questo contesto la trasformazione a carbone di Porto Tolle è stata fermata da Enel, e che l'attuale amministratore delegato di Enel arriva da Green Power, quindi è stato scelto tra i massimi esperti di Enel nel mondo delle rinnovabili. Sulla prospettiva, tu hai detto, siamo d'accordo su tutto quanto, però stiamo al particolare, stiamo a Civitavecchia e all'oggi, 2014, sostanzialmente quasi 2015, di fronte a questi numeri, di fronte a un'AIA che sicuramente, se ce ne sarà la possibilità, potrà e dovrà essere rivista, c'è però una situazione emergenziale dei conti del comune di Civitavecchia e della situazione socio-economica di Civitavecchia. Ora, tra il dire non mettiamoci a 90 gradi rispetto ad Enel, quindi non andiamo a ripercorrere una dialettica in cui il potere contrattuale è tutto da parte dell'Enel rispetto al comune, e dire noi rifiutiamo qualsiasi tavolo, rifiutiamo qualsiasi anche intervento di Enel non direttamente sul comune ma sulla città. Ma non è così, Beh, mi sembra che la vicenda, anche la più banale, l'ultima delle luminarie. Non è così, perché nel momento in cui Enel esegue dei lavori per conto dell'amministrazione pubblica, a titolo di opera compensativa, quei lavori che sono necessari alla cittadinanza e che sarebbero gravati sul bilancio comunale, sul bilancio non insistono più. Lì dove io riesco. Io non ti dico di escludere una cosa, io ti dico di aggiungere nelle richieste ad Enel. Io non ti sto dicendo che
la parte di opere compensative, che peraltro va rivista completamente, proprio partendo dal presupposto che quel bosco non è un bosco, che l'approdo, il porticciolo non è mai stato fatto, non è realizzabile e quant'altro. Quindi ci sono più elementi per ridiscutere questi aspetti, e sono d'accordo con te che il fatto che venissero utilizzati parte di quei fondi, gran parte poi dei fondi per la spesa corrente, completamente. Siamo arrivati quasi al totale, è stata una cosa che ha drogato il bilancio. Ma il quasi però, io non lo vedo, però devo dire la verità, io il quasi non l'ho visto. La parte iniziale ci fu uno spostamento e poi sono andati tutti sulla spesa corrente. Su questo io sono d'accordo, però dobbiamo partire da una situazione che è di emergenza, perché altrimenti noi ci troviamo con il paradosso che Enel continua a guadagnare questi importi di cui abbiamo detto, e alla città di Civitavecchia non arriva nulla se non l'inquinamento. Perché il problema della città è strutturale. Scusami, fammi terminare. Perché la questione delle luminarie, che ripeto è la più banale rispetto a problemi di questo genere, però è esemplare rispetto a un tipo di rapporto che Enel fa del tutto comodo, perché il fatto di Enel di risparmiare altri 200.000 euro da una parte, sull'università mi dicono che stia accadendo lo stesso. Non è assolutamente vero. Il mezzo milione di euro all'università. Non è vero, non diffondiamo notizie false. Sull'università non è assolutamente vero che succede questo. Le operazioni... si chiarisca alla cittadinanza che le operazioni di greenwashing si chiamano, cioè operazioni di belletto pubblico, tipo le insegne, le luminarie, servono a Enel per ricostruirsi un'immagine, ad Enel non costano niente perché le scaricano dalle tasse, quindi non regalano niente allora a nessuno, non farle fare? Perché sono operazioni di greenwashing. Io ribadisco che il marchio di Enel non può entrare in nulla che riguardi un'amministrazione della quale siedo anch'io. Cominciamo a smontare... Smontiamo, ma per carità, siamo seri. Per quanto riguarda l'università, l'impegno preso nel programma elettorale è che noi non faremo transitare denaro di Enel attraverso le casse comunali per farne spesa corrente del comune. È in piedi un consorzio universitario che mette insieme Fondazione Carici, Università di Viterbo e Comune, si sta lavorando con gli altri due interlocutori, abbiamo già trovato la soluzione, per cui l'impegno che Enel ha preso nei confronti della cittadinanza e che è un impegno che tiene in piedi l'università e che quindi è una struttura... è anche qualcosa di più, rimanga in piedi. Io sono dentro, siedo nel consiglio d'amministrazione dell'università, quindi non mi va che si dicano cose che non sono vere. Noi quei soldi li stiamo spendendo, anzi si dica pure che dal 2010 il comune di Civitavecchia ha percepito quei soldi, ma l'università non li ha mai versati, ed è circa 1.800.000 euro che ricadono sempre nel giochino degli affidamenti diretti, dello sperpero di denaro pubblico che si è fatto. A chi? Cominciamo a denunciarle queste però, cose. Però Massimiliano, che è esperto di queste cose, sa bene che quando in bilancio io trovo ancora il contributo Enel del 2010, del 2011, virtualmente ce l'ho a bilancio, e poi in cassa non ho più nulla, e lì dobbiamo ragionare di come affrontare questo problema. Io un'idea ce l'ho e stiamo anche lavorando per sanare l'ennesimo guaio con cui ci troviamo dinanzi, ma è oggettivo che il comune... Adesso non ce la fate, no, perché è ancora una trattativa aperta. Noi contiamo nell'arco di un triennio di azzerare completamente i debiti pregressi e di rimettere completamente in pareggio questa situazione, rilanciando. Ma il guaio ambientale chi lo sana? Il guaio ambientale non... l'aumento esponenziale di tumori. Ritorno lei, perché lei guarda. Medio. Aspetta, infatti, mi dai subito il destro, però. Perché no, stavo. Questa domanda vale sia per lei, dottore. Sì. Che per Massimo. Però ecco, torno allora al discorso Enel. Noi stiamo abbiamo già perfezionato la pratica per chiedere alla provincia il riconoscimento dell'azione inquinante di Enel operata all'interno della centrale di Fiumaretta. La centrale di Fiumaretta è stata, a mio parere, oggetto di una operazione di bonifica piuttosto sommaria. Ci sono dei dati allarmanti che vanno verificati, prodotti dal geologo Dario Tufoni. Quindi anche i comuni, i poveri cittadini che sono stati colpiti, quelle famiglie che sono state colpite con la morte, bisogna dimostrare il nesso di causalità, e quello è cosa molto più complessa. Però io parlo lei del comune. Enel ha lasciato la centrale. Ma sta prendendo questa strada lei? Io sto parlando della centrale di Fiumaretta, del sito di Fiumaretta, che è un sito importante sul quale il comune può effettuare degli investimenti e liberarsi di fitti passivi, può scegliere di venderlo all'autorità portuale qualora può farne tutta una serie di... può costruirci intorno a dei progetti che fanno economia. Quell'economia passa attraverso Enel perché
parrebbe che il sito sia pesantemente contaminato da idrocarburi, proprio in corrispondenza del sito produttivo di Enel. Stiamo spingendo perché Enel spenda soldi suoi, li dia al Comune di Civitavecchia, ma li dia non come forma di elargizione, ma perché ripristini lo stato di luoghi che le sono stati dati in perfetta condizione e che ci sono stati restituiti in tutt'altro stato. Questo io parlo col dottor Gizzi, che è il responsabile dei rapporti con le istituzioni di Enel, quotidianamente, non ho nessuna difficoltà a parlarci, non ci prendiamo per i capelli, non ci sono parolacce o sputi, riesco a parlarci serenamente. Non è vero che c'è una guerra, semplicemente, però l'argomentazione tra me e lui non può essere quella di dammi 5 milioni di euro perché devo riparare una piccola parte del debito pubblico. Dobbiamo parlare di opere. Nel momento in cui Edel mi mette in condizione di qualcosa, qui mi pare che ti pare perché è una tua opinione, io la rispetto, ma assolutamente così non è. Vabbè, forse sarò io che ho un'opinione distorta di quello che sta facendo o non facendo l'amministrazione. 5 Stelle. No, non è che non mi convince, mi pare che trascorsi questi primi sei mesi, perché legge troppo la provincia, probabilmente questo non gli giova non lo aiuta ad avere un'immagine. Non ci sia bisogno di leggere o non leggere i giornali, perché poi voglio dire le bollette. No, la provincia, non i giornali. Le bollette arrivano a tutte le famiglie. La centrale continua. Le precedenti amministrazioni, nonostante le regalie di Enel, perché la soluzione che ci viene proposta è Enel. Quel sistema che ha creato il mostro HCS e che ha portato a una quantità di debiti comunali che credo sia attorno a una trentina di milioni di euro. Quindi dobbiamo continuare a perpetrare lo stesso sistema. Io credo che abbia dimostrato palesemente che è un sistema fallimentare. Ma certo, va avanti da oltre 10 anni e ha portato ad avere la Civitavecchia che abbiamo, nonostante la banca Nomura, la finanza creativa, nonostante tutte queste belle creature. Sono d'accordissimo su questo, ma esistono altre soluzioni. Per cui quando io mi ricordo la tua campagna elettorale, quando vedo che nella tua proposta elezioni grazie a Mosscherini, che stavano nella giunta che ha creato HCS, francamente io non mi sento di ringraziare che hai vinto le elezioni grazie a Mosscherini, quindi di che cosa parliamo, ci siamo qui. Ecco qui, caro. Siamo Grasso. Però in chiusura, Giampiero, perché i nostri ospiti hanno altri. Prego, chiudiamo. Con la tua domanda, poi c'è un'altra io e li congediamo, altrimenti la mia domanda, io ho trovato molto interessante il progetto che sta mettendo in atto Massimiliano Grasso. Nel senso che ormai lei, Massimiliano Grasso, non si può considerare così il paladino del centrodestra di Civitavecchia. Lei ormai è il paladino della civitavecchiesità, del localismo, perché sta cercando di mettere insieme tutti i movimenti, da quello che ho letto, da quello che apprendo. Quindi lei va al di là di quelle che sono le sigle, diciamo, tradizionali, Nuovo Centrodestra e Forza Italia, e quindi proprio da quelle, in quel settore lì, cerca di attirare le simpatie per la sua scalata a Palazzo del Piccio. No, ma nessuna scalata, anche perché qui... prendo atto del fatto che mi pare che i partiti tradizionali, da una parte e dall'altra, ma non si tratta di tirare, mi pare che ci sia proprio un modello che è in crisi, sotto molteplici aspetti, come dimostrano anche, ma soprattutto nel centrodestra, i fatti. Ma questo vale in modo bipartisan, come dimostrano, mi pare, anche le inchieste, i fatti di questi giorni, nel senso che si era creato, c'era un sistema dei partiti che evidentemente si era a sua volta incancrenito, poi non è che devo dirlo io, e credo che le ultime elezioni amministrative abbiano comunque dimostrato che è stata la vittoria dei movimenti civici, quindi la vittoria delle persone e dei programmi all'appartenenza ai partiti o agli schieramenti tradizionali, perché il Movimento 5 Stelle ne conosciamo la genesi, il mio stesso schieramento. E quindi lei strategicamente ha accolto questo. No, io sto dando seguito a quello che era, diciamo, il programma iniziale, perché tutta la vicenda poi del centrodestra e dei partiti che io ho pagato in termini di sconfitta elettorale, per ritornare a quello che,
che aveva anche accennato il dottor Floccheri, è una vicenda emblematica, nel senso che poi i partiti si sono aggregati su dei programmi e su delle persone, in quel caso, che erano già state presentate con la mia candidatura a sindaco, ma anche con le liste civiche, e non a caso tutto. Anche nello schieramento sono arrivate prima le liste civiche, prima la svolta e poi i partiti, e quindi stiamo dando tutto seguito chiaro, e poi termino, a quel programma, scusa, con la costituzione di una federazione di liste civiche. E allora la mia domanda... che guardi ai programmi, a Civitavecchia, anche il discorso, per esempio, del noi siamo in questo, abbiamo, diciamo così, votato anche il programma di uscita dalla città metropolitana, perché riteniamo che in questo il localismo in senso positivo debba essere rivalutato, e però, che la politica e gli amministratori soprattutto debbano essere più vicini proprio ai cittadini. È la mia domanda secca, sì. E mi dia una risposta altrettanto secca, perché qui il collega Serangeli... No, loro che hanno altri impegni, continuerei un'altra ora. Se dovesse andare, tocchi pure ferro, perché non si sa, ma scaramanzia non guasta mai, andare al ballottaggio, Tidei, Grasso, lei che cosa farebbe? Lo chiederebbe l'apporto di Nuovo Centrodestra e di Forza Italia? Ma Nuovo Centrodestra è comunque nella coalizione, perché in quel ballottaggio non bisogna dimenticare che se si dovesse arrivare a quel punto... Quel che c'è di centrodestra, di Nuovo Centrodestra. No, a livello di sigla, ma sì, a livello anche di eletti, nel senso che se si dovesse arrivare a questa situazione la fotografia sarebbe quella del 25 maggio, quindi si saprebbe già oggi chi sono i 15 consiglieri comunali. Quindi anche Forza Italia quindi potrebbe far Forza parte... Forza Italia era avversario, quindi... Però in caso di un ballottaggio... Ma in caso di un ballottaggio credo che sarebbe il programma e la persona e le cose da fare di Massimiliano Grasso contro il programma, la persona e le cose da fare di Pietro Tidei, che sarebbe questo. Un'ultima domanda per Floccheri, chiedo scusa perché avrebbe bisogno di più tempo per la risposta, ma siamo veramente in chiusura. Mafia a Roma, Cozzolino ha dichiarato non si può far finta che la criminalità organizzata non esista. E era metà novembre quando è accaduto quel fatto davanti all'ospedale, quei pulmini dati alle fiamme, denuncia e preoccupazione da parte dell'associazione Camonnetto, e il sindaco ha risposto subito un osservatorio antimafia. Chiedo scusa ancora perché il tema richiederebbe più tempo, una risposta se possibile secca. A che punto siamo con questo osservatorio e se pensate che possa bastare, visto i fatti di Roma? Guarda, sicuramente non basta, entro un attimo nello specifico perché conosco da vicino la vicenda dei pulmini dell'Aga. Si tratta di un'azienda che lavora, di una cooperativa che lavora prevalentemente nel trasporto degli emodializzati. Vi segnalo, magari è difficile collegare gli eventi, ma che alla caposala di un centro dialisi della zona è stata bruciata l'automobile l'altra notte, quindi è evidente che, almeno ai miei occhi, nella mia opinione, la probabilità che ci sia un nesso fra questi eventi è altissima. Mi auguro, anzi sono sicuro, che la Procura della Repubblica stia già vigilando su che cosa si sta muovendo in quest'ambito. Abbiamo noi, al di là proprio nel quadro specifico, abbiamo già avuto modo col sindaco di contattare il responsabile della cooperativa e stiamo lavorando con lui nel tentativo di creare un sistema che in qualche modo gli consenta, per quanto possibile, di garantirgli protezione, di garantirgli vicinanza da parte delle istituzioni, perché posso testimoniare, lavorando in quel settore, che si tratta di cooperativa che non solo non ha alcuno scopo di lucro, ma che opera a favore dei pazienti, anche rimettendoci sistematicamente ogni anno, quindi la massima vicinanza al riguardo. L'osservatorio è in corso di costituzione, abbiamo ritardi in qualche modo riconducibili a quelli che sono i nostri interlocutori, non sono io direttamente tra i consiglieri che insomma si interfacciano con loro, ma credo che sia questione di una settimana, 10 giorni al massimo dovrebbe essere conclusa. Domanda a entrambi, ma Civitavecchia è impermeabile a infiltrazioni mafiose? Civitavecchia ha avuto l'ultimo sequestro all'interno del cantiere del porto qualche mese fa. È un sequestro che per certi versi, ora mi ha preso con le pinze, però rientra nell'ambito di infiltrazione mafiosa. Secondo me non è detto con certezza che possa essere esente da quel tipo di infiltrazioni. Ma credo che in quel caso specifico
Gli atti, vabbè, parlano di altro sostanzialmente. È evidente. Io sono di padre calabrese e madre siciliana. No, ma è evidente. So bene che il mafioso non è l'omino con la coppola e la lupara sulla spalla, ma è il figlio del potente che al telefono chiama questo e quell'altro e tiene sotto controllo un appalto. Questo è mafia. Allora, io mi chiamo Grasso e quindi l'origine è siciliana altrettanto. Non è questo il discorso. Il discorso è che è evidente che il porto di Civitavecchia rappresenta la più grossa stazione appaltante dell'Alto Lazio e quindi è ovvio che dove ci sono appalti c'è sicuramente il tentativo di attecchimento da parte di organizzazioni malavitose. Ma al di là di questo, e poi è sicuramente un motivo per tenere ancora più alta la guardia, sono stati messi in atto e sono in atto diversi dispositivi di prevenzione in accordo con la Procura, ma anche con la DIA e tutti gli organismi preposti. Credo che su Civitavecchia debba far riflettere come troppi esercizi commerciali, perché poi quelli sono i grandi appalti dove sicuramente ci sono i grandi numeri e i grandi interessi anche dell'organizzazione malavitosa. C'è poi una situazione che è sotto gli occhi di tutti quotidianamente, in cui ci sono negozi, esercizi commerciali che cambiano di mano con pagamenti in contanti in un momento in cui il commercio è morto e quindi non ci sarebbe in teoria alcuno stimolo per novelli imprenditori di lanciarsi in avventure di questo genere. E quindi varrebbe la pena di metterli sotto la lente di grandi lotti. Credo e spero che già questo avvenga e che quindi ci sia sicuramente un'attività silenziosa di prevenzione in atto che poi periodicamente sfocia in grandi indagini. Vorrei solo chiudere con una battuta per il dottor Flocker, ma per la maggioranza in generale. Perché stai sereno? No, però già abbiamo detto. No, questo anche se è meglio stai sereno che a Civitavecchia stai tranquillo. Perché infatti tranquillo, lei mi ha detto sono molto tranquillo, io ho tremato per lei, insomma. Poi c'è un certo grado di inconsapevolezza, no? Perché utilizzano la tecnica degli hashtag che è tipica di Twitter su Facebook, dove non ha io non vado quasi mai su Facebook. No, ma non ce l'ho con te, ma dico, chi la usa probabilmente usa una cosa che non sa neanche cos'è. Un mischione. Dicevo, al di là di questo bisogna, capisco che chi vuole, diciamo così, fare la rivoluzione, tra virgolette, trovi delle difficoltà, perché qualsiasi tipo di cambiamento trova delle difficoltà, però bisognerebbe forse riflettere sul fatto che riuscire in un'impresa già difficile come quella del cambiamento, andando a prendere delle posizioni a volte integraliste, con il risultato di comunque mettersi, diciamo, di, comune, di non farsi comprendere, ho capito, questo è un luogo comune, avrei voluto di non farsi comprendere nella stanza del presidente di non farsi comprendere assistere a una dimostrazione di integralismo. Io non c'ero, ma io ero, però lo invitiamo davvero, così torna a casa, mi auguro che poi i testimoni, io ero in consiglio comunale con i dipendenti comunali, ho vissuto a distanza lo scambio di battute sulla questione della Tari e sulla questione delle autorizzazioni paesaggistiche con i commercianti, senza citare l'ultima cosa della luminaria. Sulle imprese locali mi pare che anche la scelta di andare a mettere un paletto, secondo me è molto discutibile, dei famosi 2 anni nella rotazione, che la rotazione poi è insita nel codice degli appalti, quindi è una normale rotazione, quindi inserire questo fatto di non chiamare comunque chi ha lavorato negli ultimi 2 anni con l'amministrazione comunale, insomma gli imprenditori, quello che resta degli imprenditori, i commercianti, tutti i cittadini, i dipendenti comunali, che siete riusciti in questa impresa veramente di dilapidare un consenso che pure c'era tra la popolazione e tra i dipendenti comunali stessi, così in 4 mosse mi sembra che diventi molto difficile poi riuscire a portare avanti il cambiamento. È ovvio che se si aspetta da questa amministrazione, che il consenso dei comunali arrivi elargendo a pioggia i sistemi della produttività, delle componenti aggiuntive dello stipendio, poteva valere, è ovvio che non lo avremo mai. Poteva valere per ne parliamo una quando battuta si tornerà proprio ad attribuire la produttività secondo me. Poteva valere per il 2013, e mi trovi d'accordo perché ci sono delle carte, ma sul 2014 andare a dire che allora adesso si sta pensando a un progetto, quando ci sono dei non pareri dell'ARAN e dei pareri dell'OIV a riguardo. Allora, abbiate il coraggio di dire che per il 2014 nei 6 mesi non è stato fatto nulla e quindi non avranno purtroppo il 2014. Ci sono dei pareri dell'ARAN, dei pareri dell'OIV, per qui, cui sì, quelle componenti aggiuntive dello stipendio ritorneranno, ma ritorneranno secondo i crismi di legge. Sei un bravissimo medico, non mi fare il burocrate. Grazie. Non mi fare il burocrate, perché comunque la situazione, al di là parliamo di una media
di 600 euro a comunale sostanzialmente, si tratta comunque di 600 euro a famiglia, sono 400 persone, quindi di 240.000 euro per non è questo il tema della, il 2013, della trasmissione, andiamo lunghissimi. 240.000 euro per il 2014, mezzo milione di euro che viene tolto ulteriormente all'economia dei cittadini. Non è mezzo milione di euro, ma sono 280.000 euro lordi. In due anni. Lordi. In ma due anni. Lordi. Sono favore. Più di 550.000. La meritocrazia, gli strumenti meritocratici non devono servire a colmare i mancati adeguamenti contrattuali, ma servono a premiare chi ha meriti. Ma non avete fatto nulla neanche per quest'anno, ma allora fate. Neanche per quest'anno. Basta stare con la testa rivolta indietro, bisogna affrontare l'oggi e il domani. E non ti preoccupare con questo che augurio verso il futuro, tutti a guardare avanti. No, è finita bene anche se ci. Adesso continueranno a parlare ora che spegniamo le telecamere. Ci vorrà una seconda puntata tra Grasso e Flocca. Rinvitiamo, o magari Grasso. Intanto, però, la conclusione è semplice: Grasso che dice hashtag, continuate a fare così. Perché altro poi ci penso io. Che poi vinco io. Certo. Grazie a Grasso, grazie a Floccari, grazie a Giampiero, grazie anche a voi per averci seguito. Alla prossima settimana. Buonasera.